anche nella stanza di una clinica. A me è successo. Un anno fa. Ero stato investito da una macchina. Diagnosi, frattura del bacino. Potrebbe non camminare più, disse la medica. Così fui portato in una clinica, dove potevo iniziare finalmente le mie cure. Stanza 214. Mi sdraiarono nel letto accanto alla porta d'ingresso, mentre dall'altro lato della stanza, nel letto vicino alla finestra, c'era un uomo, sulla settantina, pochi capelli, un libro in mano, e uno che lo sguardo che andava fuori al di là del vetro. I miei primi giorni furono terribili. Passavo tutto il mio tempo a fissare le mie gambe che non si muovevano. Io ci provavo, mi sforzavo, cercavo di muoverle, ma niente. Era un occhio incontento. Poi un giorno Mario, l'uomo che era in camera con me, Mario iniziò a parlare e iniziò a raccontarmi tutto quello che aveva fatto. Gran bella giornata fuori. Ci sono un sacco di bambini oggi. Quelli sulle giostre, quelli giocano al pallone. Oh, c'è uno sull'altalena che va talmente forte che sembra quasi che sta volando. Ci sono pure due ragazzi sulla banchina che si stanno a baciare. Ah, ci tornassi io 20 anni indietro, gli farei vedere quello che si fa là al posto loro. Vedevo tutti. Era come se all'improvviso fosse entrato un raggio di sole in quella stanza buia. E così chiesi a Mario di raccontarmi anche il giorno dopo tutto quello che accadeva fuori, no? Cosa? Un uomo che porta a spasso il cane? Ma dai, ma sai che pure io c'ho un Rottweiler? Ma dai! E poi dimmi che cosa c'è? La signora con le buste della spesa. Com'è vestita? Ma Mario! Mario si è mosso il piede, Mario! Il piede si è mosso, Mario! Erano passati già 3 mesi e Mario in tutto quel tempo mi aveva raccontato ogni giorno tutto quello che accadeva fuori, sempre, ogni istante, ogni piccolo particolare. Buongiorno, Mario! Allora, che c'è fuori oggi? Dai Mario, che stai al fisioterapista, sbrigati su! Oh, ma come fai a avere sempre voglia di scherzare? Dai Mario! 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 Mario se n'era andato. E io di nuovo in un solo istante ero tornato al buio di quella stanza, di quelle quattro pareti, e non riuscivo ad andare oltre. Ma io devo guardare c'è fuori. Non posso stare fermo così, no, non la posso fare. Devo avanzare. Io devo arrivare fuori a vedere che cosa c'è. Io devo arrivare. Yeah.